Da oggi gli studenti dell'Istituto Alberghiero Francesco De Gennaro, provenienti da Gragnano e dai comuni dei Monti Lattari, non dovranno più recarsi a Vico Equense per frequentare le lezioni e cullare il loro sogno di diventare chef, maître, sommelier o direttore d'albergo. Il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inaugurato infatti la nuova sede della scuola nel centro storico di Gragnano, precisamente nella traversa di Nola di Via Roma. È una bella giornata, si apre una nuova scuola, una struttura moderna con tutti i servizi, dedicata poi a un settore per noi fondamentale che è quello degli istituti alberghieri. Fa parte di questo grande piano di investimento e riqualificazione che stiamo facendo per tutte le scuole di competenza dell'area metropolitana, quindi le scuole superiori. Da oggi dunque finalmente la capitale mondiale della pasta avrà il suo istituto alberghiero. Io sono non solo un consigliere metropolitano, ma sono anche un sindaco figlio di questi territori, quindi ecco il desiderio che avevamo già da tanto tempo di creare l'opportunità affinché il percorso enogastronomico che esce dai territori diventi una realtà fidelizzata anche per gli studenti. Si delinei una formazione scolastica che non crei delocalizzazione dei ragazzi e quindi spostamento su cui possiamo investire insieme. È una scuola meravigliosa, è adeguata a tutti gli standard, una scuola che può al meglio rappresentare le esigenze scolastiche. Si tratta infatti di un plesso all'avanguardia composto da 9 aule funzionali, un'aula informatica, 3 locali per uffici e servizi annessi, che va ad aggiungersi alle 3 sedi già presenti sul territorio vicano, per un totale di 600 alunni provenienti da tutta l'area sorrentina e dei Lattari, e che si innesta in un territorio, quello di Gragnano, che costituisce un'eccellenza enogastronomica di livello internazionale. Con l'apertura del nuovo istituto alberghiero in realtà mettiamo un tassello importante che va a colmare un difetto forse formativo che avevamo negli anni. L'anomalia è non averlo avuto prima, in virtù di tutte le eccellenti secordere che sono e operano sul nostro territorio, che riguardano sia l'aspetto formativo ma anche l'imprenditoria. L'istituto De Gennaro, diretto dalla dirigente scolastica Beatrice Rosa Russo, costituisce da circa mezzo secolo il punto di riferimento per generazioni di professionisti del settore turistico alberghiero, sia della penisola sorrentina che del comprensorio vesuviano afferente alla penisola. È la scuola in cui si sono formati tanti chef che ora sono diventati famosissimi, come Gennaro Esposito e Antonino Cannavacciuolo, solo per citarne alcuni. Il suo potenziamento, ha affermato il sindaco Manfredi nel corso della cerimonia a cui hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore alla scuola della regione Campania, Lucia Fortini, il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, e il consigliere metropolitano Antonio Caiazzo. Rientra nel più grande piano di riqualificazione e ammodernamento delle strutture scolastiche messo in campo dalla città metropolitana di Napoli, in forza del quale avremo veramente una nuova area metropolitana, una nuova provincia fatta di scuole belle, sicure ed efficienti per i nostri giovani.